Ciao a tutti e bentornati su CJTech. Io sono Simone. Oggi è arrivato un nuovo pacco Temu. Andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. Allora, c'è anche qualcosina di un po' aperto, scatole un po' così, qualche scatola è un po' in piega, qualche scatola è già aperta, qualche scatola ha delle botte e per la prima volta non è arrivato tutto intatto come le altre volte. In ogni caso partiamo da questa, che è una cover che avevo comprato per il Pixel, sperando che fosse, diciamo così, per essere gentili, meno marcia di quella che avevo precedentemente. Ma effettivamente mi sa tanto che l'azienda che l'ha prodotta questa è la stessa di quella del video, delle cover a basso costo. È la stessa. E mi sa che sul Pixel questa non ci andrà. Passiamo al prossimo prodotto. E di questo prodotto naturalmente ne ho presi due perché erano in offerta. Questo prodotto non è altro che una spazzola per gatti e al suo interno c'è il cavetto per la carica della batteria e questa è in tutto e per tutto la sua spazzola. Qui va caricata l'acqua, qui in basso c'è il vecchio attacco USB, la micro B, per poterlo ricaricare. Al suo interno, come vedete, c'è un piccolo foro e una volta inserita l'acqua e azionato con questo tasto, come vedete, si illumina. Magari si vede poco, forse si vede di più qua. In ogni caso, una volta schiacciato il tasto, l'acqua al suo interno, tramite questo vaporizzatore ad ultrasuoni, creerà vapore freddo e con la spazzola morbida potrete lisciare il pelo del gatto e pulirlo da tutti i peli e residui che trovate. E naturalmente, per fare un buon lavoro, visto che il gatto ha due lati, ne ho prese due. E naturalmente, credo che il primo lavaggio lo farò io e che naturalmente Tali, il gatto che avete visto nella recensione, nelle ultime foto, quelle fatte all'interno di casa con la luce artificiale, sarà felice di farsi lavare. Passiamo a un pacchettino, vediamo qui cosa c'è qui dentro. Qui c'è questa roba. Ho ordinato un po' di roba, ma neanche mi ricordo di cosa si tratta. Giusto. Avevo comprato queste come sostitute eventuali di quello che già c'è montato adesso sopra al Pixel, che sono i vetrini di scorta nel caso il vetro che ci sia sopra dovesse danneggiarsi, staccarsi o quant'altro. Ne ho comprati due di scorta in modo da continuare a proteggere il vetro delle fotocamere sia dalle temperature che dai danni accidentali. Ora passiamo alla scatola, quella mezza schiacciata, e vediamo cosa contiene. Qui ne avevamo già avevo già comprato e nella recensione l'avete visto, il sostegno da tavolo per lo smartphone. Avevo visto questo che mi piaceva un pochino di più, sembrava più bellino e anche più resistente. In effetti sembra che lo sia, che è fatto in maniera simile, ma è più grosso qua dietro e ha un po' di colori così. Mi sembra un po' più bellino. Beh, a differenza di questo che ha
come vedete, la parte dietro più grande, questa ce l'ha un po' più piccolina. Anche qui è tutto più trasparente, questo mi sembra più massiccio. E visto adesso lo smartphone che abbiamo, meglio che siano un po' più massicci. Passiamo ora a... vediamo un po'. Questo... ah! Questo l'ho preso più per sfizio, perché a volte... bello duro da aprire. A volte soprattutto... d'inverno, parlo più nei mesi che stanno arrivando, cioè febbraio e marzo, soprattutto che sono quelli un po' più fredduni, ho preso questi due che non sono calze, ma sono dei manicotti da infilare da qui fino a qui per tenere questa parte qui un po' più calda d'inverno. Anche questo lo proverò e vi dirò se ne vale la pena prenderli oppure no. Passiamo a... oh, questo è carino. Questo l'ho preso in offerta perché mi serviva una luce, visto che qui comunque ne ho sempre di bisogno di lampade a LED o quant'altro. Questa è una lampada un po' d'emergenza con il suo cavo per l'alimentazione e la ricarica. E questa è la luce, che va molto bene come apri bottiglia. Qui ha un piccolo moschettone dietro. Come vedete ha una calamita, si può anche appoggiare, appendere, ha mille modi per essere utilizzata. Qui sotto c'è l'alimentazione, qui ci sono... Dicevano che era piuttosto forte, ma non immaginavo così tanto. È piuttosto forte, eh? Per essere così piccolina non è male. E logicamente una cosa del genere messa in macchina d'emergenza non è per niente male. Calcolate che, se non sbaglio, costa un paio di euro. Credo che valga la pena di prenderla proprio per le emergenze. Passiamo ora al penultimo prodotto, che era stato preso per risolvere un problema che avevo con il Pixel 7 Pro. E cioè, qua, come vedete qui sui lati c'è il tasto d'accensione e i due tasti del volume assieme. Una volta che voi lo appoggiate in macchina su qualsiasi porta cellulare, i tasti, una volta che chiudete la presa, venivano premuti. Allora avevo cercato qualche porta cellulare da macchina che avesse un sistema che non premesse i tasti del volume e ho trovato questo, che mi ha incuriosito parecchio. Ce ne sono di vari tipi, con 4 o anche con 8 di queste, e in teoria servirebbe a lavorare in questo sistema qui. E come vedete i tasti del volume non vengono premuti in questo sistema ed è completamente meccanico. Perciò una volta che inserite il telefono, va, il peso stesso del telefono lo blocca. Qui proviamo con il Samsung e anche qui, come vedete, i tasti non sono premuti. E naturalmente adesso lo proveremo e vedremo come va con entrambi gli smartphone. E in aggiunta c'è questo, che praticamente si attacca qui e questo qui va a essere agganciato nelle bocchette dell'aria, e così facendo lo puoi muovere e posizionare nel punto che vuoi, che ti è più comodo. Praticamente, mettendolo in bocchetta, potete girarlo e fare in modo che sia più di lato, più dall'alto, più in basso, più in alto, in modo che non dia fastidio, magari proprio coprendo le bocchette o cose del genere. Anche questo lo proveremo, vi farò qualche storia su Instagram a vedere come va. E passiamo all'ultimo prodotto. L'ultimo prodotto è questo. Sarebbe un... diciamo porta smartphone da tavolo e dovrebbe essere piuttosto alto, perché in alcune situazioni può servire una cosa simile. C'è la base con un po' di peso, il porta telefono, e questo dovrebbe essere il bastone che si allunga per fare in modo che
il telefono sia piuttosto alto. Allora vediamo come avvitarlo, bisogna essere proprio precisi, ok, bisogna avvitarlo dentro, non capite male. A questo punto, che bello, qui c'è, esatto, voilà, ok, si è bloccato. Poi questo andiamo ad alzare, qui dobbiamo fare questo, qui chiudiamo con la vite per un po' laborioso da montare. È tutto in plastica, perciò il filetto della vite a volte salta un passaggio e da una parte avete un filetto, dall'altra avete quello precedente. Ok, una volta montato, questa è la situazione. Questo qui dovrebbe servire semplicemente a posizionare lo smartphone in questa maniera per poterlo avere ad altezza, oppure nel caso che stiate per guardare un film o quant'altro e vi serva laterale, praticamente orizzontalmente, lo potete posizionare così. E calcolate che sta riuscendo a tenere un telefono da oltre 2 etti, insomma, ed essendo tutta plastica non è proprio male. Anche questo, se non vado errato, lo dovrei aver pagato sotto i 10 euro, qualcosa di simile. Perciò, se ne fate un utilizzo anche da mettere così, finché lavorate ogni tanto dovete o dare un'occhiata o cliccare o quant'altro, piuttosto di tenere la mano così e lavorare, credo che sia una buona soluzione. Dopo la stabilità il resto sarà da verificare, ma in ogni caso già non è malaccio. E naturalmente, con i prodotti di oggi, abbiamo finito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché so che molti di voi guardano i video e non sono iscritti. Ragazzi, è gratis, a me mi date una mano per poter mandare avanti il canale, la baracca e comprare tutti i prodotti che vedete, anche se per il momento i prodotti sono questi, ma più siamo e più naturalmente i prodotti saranno numerosi e migliori. Ricordati di attivare la campanella delle notifiche, metti un bel like, condividi il video con tutti e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!